È partita la diretta! Hola! Allora, come di consuetudine, visto che qua dobbiamo fare tutte le prove tecnologiche del caso, io mi collego al tablet per vederla e vediamo se c'è qualcuno già collegato di così bravo ad essere puntuale Vediamo un po' chi ci sarà. e ci dice se si sente. Solite cose, ragazzi. Sento, ok, siete bellissimi, Tiziano sei brutto, insomma, le solite Solite cose, cose, sì. sì. Ok, allora vediamo, vediamo, vediamo. Ok, vedo la diretta. Benissimo. Sei collegati. Bene. L'Elisa Marchetti. Vabbè, l'Elisa Marchetti è un'italiana, ma vive in Svizzera, quindi non fa testo come italiana. Lei è sempre puntuale, visto il contesto ambientale in cui sta vivendo da qualche Iniziamo, anno. aspettiamo un Si italico. sente tutto e siete bellissimi, grazie Elisa. Non ero preparato a questo. Beh, Serena si è abituata. Io non ero preparato a questo complimento, quindi è una cosa bellissima partire in questo modo. C'è qualcun altro collegato o ci fidiamo della Elisa? Certo che ci fidiamo della Elisa. Allora, prima di far vedere il maestro, che è dietro le quinte, che sta aspettando trepidante di mostrarsi al nostro pubblico online, voglio presentarvi le due persone che non si può, non ha senso presentare, siete già delle star, ragazzi, del web. Dicevi prima altro che fashion blogger, ormai l'ho pronunciato bene, ho detto fashion blogger, ho Flash. detto fashion È la blogger. serata, il caldo, la primavera. Allora, alla mia sinistra, che per voi a destra, l'immancabile Gabriele Andreotti. Buonasera a tutti. Ma sei parente del presidente? Ma ancora non che io sappia, ci sto lavorando, insomma, per introdurmi in questi Facci governi. sapere, Sì, ma saresti i primi, eh? Ok, mi ricorderò di grazie, grazie voi. Gabri. E dalla mia destra, alla vostra sinistra, Serena Tarozzo, la nostra nuova docente di sax. Ciao. La vediamo carica. Guarda come fa. 22 ragazzi collegati, ottimo. Continuate così su questa pagina, Dario Borroni, grazie Dario, sei un tesoro. Gaetano Rosselli, ciao alla grande, Demetrio, tutto perfetto. Possiamo cominciare! È Cominciamo. ora di presentarvi il maestro Mario Marzi! Ciao Ciao Mario! Mario. Grazie, Ciao. grazie dell'invito. Come stai? Ah dai, sono stato peggio. No, nel senso che ho fatto 2 mesi abbastanza full e adesso sì, sono di nuovo in Romagna, nel paese, bel paese dove diciamo, abbiamo questo culto della piadina, che questa Ah, sera quindi beh, perfetto, mi sono fatto un'ottima vabbè, piadina. sei ben servito, Sono insomma. pronto. Sì. Grazie, grazie ancora dell'invito. Anche un po' mi dispiace perché ho dovuto rinunciare alla mia partita di calcetto che passeggia. Porco! Oh no, No, adesso mi sento in perdonaci. colpa per tutto il tempo. Come abbiamo potuto? Mario, ma a proposito, dai, diciamolo, a parte che lo sanno tutti ormai, tu sei un campione a calcio, sei bravissimo. Ci sono anche i tuoi video su YouTube dove fai Ma palleggi in spogliatoio, sono bellissimi. campione non esageriamo, però comunque ecco, quello è stato uno dei miei sogni nel cassetto che non si è espresso pienamente, ma comunque mi ha dato le sue soddisfazioni perché sono stato capocannoniere per 2 anni consecutivi, in prima Complimenti. categoria, insomma, via, ho fatto un discreto percorso, ecco, e al di là di quello mi diletto ancora a giocare con gli amici. Che poi, come dico sempre, appena vedo un pallone mi sento comunque un ragazzino, e questo va al di là della ragione, no? Perché, come sempre, la ragione non va d'accordo appunto con La la passione, passione. quindi la passione è più forte. Grande Mario. Beh, direi che possiamo cominciare con la quinta marcia. Ok, Sono quinta marcia subito, collegati andiamo. già in Subito con le 36. domande? Subito, Ma così. guarda, intanto ti dico, Mario, quelli che hanno già scritto, abbiamo un Mario Di Nuzzi che dice il migliore. Poi Vedo abbiamo Eric Daniel Beltracchini che dice grande Mario. grazie. Beh, direi che possiamo. Guarda quanti cuoricini per Sì, Mario. sta C'è un arrivando sacco di veramente. gente che ti manda i cuoricini, non c'è nessun pollice, tutti i cuoricini. Lo sfondo Wow, bianco ha dai. funzionato. Eh sì, è la capigliatura di oggi, Mario, che l'hai fatta apposta per l'intervista, no? Ha una storia anche il mio capello, sai, dopo ho avuto dei complimenti da parte anche di Caterina Zeta-Jones riguardo i miei capelli. Non sto scherzando, Sì non o sto no? scherzando. È vero, Ma è appunto, cioè, vero! alle Bermuda col quartetto e poi siamo stati invitati a cena a casa sua. Ma dai!
sei un allievo di Marco Gelboni, puoi farti raccontare da lui com'è andata la cosa. Lei poi scherzando mi ha detto: Can I touch your hair? E io gli ho detto: You can touch everything. Lo puoi toccare quello che ho. No, scherzando, perché comunque mi piacevano questi capelli così un po', diciamo, random, un po' selvaggi. Allora non li ho più tagliati, ovviamente. Beh, direi. Piccolezza, ecco, Ti tutto capiamo, piccolo. Maria. Ma ci siamo già bruciati l'aneddoto più bello di tutta l'intervista, così. La quinta marcia hai detto tu, la quinta marcia. Hai Sì, sei detto, stato coerente. potevi dire, insomma, potevi scalare. Guarda qui, Mario Di Nuzzi dice: Il Sì. tuo virtuosismo è inconfondibile e nel tuo suono riesci a scindere tutti i colori della tua musica. Bello, Beh, partiamo con la grazie. poesia, bene, Sembra veramente un verso poetico. bene. E invece c'è un saluto per Serena, arrivano i fan di Serena. Da Massimo Boscolo, ciao Serena. Ciao. Ciao. Ciao, sono Serena. Ciao Serena. Ci racconterà Serena chi è questo Massimo Boscolo. Sì, Aia, l'hai diretta Facebook. sono venuto a scena. Sono troppi fan. Orco, abbiamo ormai una YouTuber partita, avviata. Dai, partiamo con la prima domanda. Sì, io volevo solo fare un cappello introduttivo, cioè se io non so qualche domanda posso avvalermi dell'aiuto a casa? Assolutamente, Sì, direi assolutamente. hai Casa facoltà. rispondere a qualche domanda, facciamo come in Esatto, televisione. hai due possibilità dell'aiuto a casa. 50-50. L'aiuto a casa, dai. Va bene, dai. Ok. Ok, Mario, allora cominciamo questa intervista, chiacchierata, questo approfondimento, insomma, su di te, sul mondo del sassofono e su quello che ci verrà da dire fondamentalmente sulla musica. Per cominciare, volevo chiedere appunto qualcosina su di te, sulla tua biografia. Non tanto su chi tu sia adesso, perché insomma si sa, basta aprire internet, si vede appunto Mario Mazzi, un grandissimo concertista, grande didatta, tieni concerti e masterclass in tutto il mondo, hai suonato con grandissimi direttori in importanti teatri, il repertorio del sassofono, insomma fa comunque riferimento a te come interpretazioni, come tantissimi altri aspetti. Io ti volevo chiedere la parte, diciamo, antecedente a questa fase, vale a dire come ti sei fondamentalmente avvicinato al mondo della musica? Perché fra tutti gli strumenti hai scelto proprio il sassofono e proprio il sassofono classico, se vogliamo? Che studi hai fatto? Conservatorio, masterclass? Persone importanti che hai trovato e che hanno influito nella tua formazione artistica, anche umana, oserei dire, perché comunque dietro il musicista c'è sempre l'essere umano. Quindi fondamentalmente, se mi passi la battuta, Mario, prima di essere famoso, cos'è che facevi? Beh, sono 25 domande in una, va bene. È una cosa molto grossa da un Non lato, me ne però. ricordo più neanche io tutte quelle che hai chiesto. No, vabbè, riguardo il cappello introduttivo che hai appena citato, insomma, io veramente mi considero un privilegiato perché comunque faccio qualcosa che mi gratifica, mi dà la possibilità poi di esprimermi, no? Alla fine è come ancora oggi in Romagna, no? La professione realmente del musicista non è così considerata tale, nel senso che quando si parla di, no? Quando ti chiedono cosa fai, dice, vabbè, io mi occupo, faccio un musicista. Qualcuno ancora dice, ma sì, ok, ma in professione cosa fai, no? Perché non è considerato realmente un vero lavoro. Poi di fatto lo è diventato, quindi voglio dire, riesco comunque a vivere di questo e sono grato, insomma, al destino che mi ha dato questa opportunità. Ma io, allora, riguardo i miei esordi, insomma, mi piacerebbe dire che così, ascoltando un vecchio vinile in soffitta, un assolo mozzafiato di Charlie Parker che si vibrava nell'aria, e ho ascoltato quel disco e quel suono, e lì ho capito che quella sarebbe stata la mia strada e la mia vita. In realtà non è andata così, nel senso che a Morciano di Romagna, dove abitavo, si era aperto un corso bandistico per giovani musicisti che poi sarebbero andati a suonare con la banda cittadina. E io, un po' per non perdere, più che altro per quello, per non perdere le amicizie, mi sono iscritto anch'io, ma senza troppa convinzione, insomma, quindi per rimanere di fatto vicino ai miei amici. Poi ho continuato a seguire questi corsi non così convinto, anche se poi vedevo che mi riusciva abbastanza bene, anche perché poi avevo altri interessi, tra cui voglio dire quella del calcio, da non sottovalutare, perché era veramente forte questa passione che avevo per il calcio, quindi l'ho fatto così di riflesso, diciamo, avvicinarmi alla musica. E poi, vabbè, ho continuato col conservatorio.
anche lì sempre perché comunque facevo parte di un gruppo di amici che così desideravano proseguire gli studi di conservatorio, ma al tempo stesso, non essendo così convinto, ho intrapreso anche per esempio la scuola alberghiera, dove mi sono diplomato cuoco e alla fine del triennio mi sono diplomato con la famigerata, perché lo dico perché mai nessuno l'ha assaggiata, la mia torta di carote. Durante i 3 anni di scuola alberghiera fai un tot numero di ricette, poi il giorno dell'esame, oltre allo scritto, c'è appunto la prova pratica in cui uno prepara la ricetta che appunto gli è stata assegnata e c'è una commissione che giudica sia l'aspetto visivo, insomma la presentazione, sia appunto la bontà. E avevo preso un bel voto. Insomma, quindi questo è stato l'inizio. Dopodiché, poi in conservatorio è arrivato Federico Mondeggi, che mi ha fatto un po' capire, diciamo, lo conoscete tutti, non ho bisogno di presentazione, insomma, un grande musicista, sassofonista eccelso, mi ha fatto capire che probabilmente con quel tubo avrei potuto fare qualcosa di diverso rispetto ai valzer, no? Anche se poi il valzer rimane sempre il valzer, per carità, perché noi qui in Romagna insomma siamo dei cultori del valzer, che alla fine poi a me interessava suonare solamente per divertirmi, no? Con gli amici, oppure andare a suonare anche nelle orchestrine così da ballo, però questa cosa mi ha aperto un pochettino così delle altre possibilità e da lì ho deciso poi di, finito il percorso di studio al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro, ho deciso di andare in Francia a studiare con Jean-Marie Nondex, che avevo conosciuto tramite alcune incisioni discografiche, ma anche perché appunto Federico me ne aveva parlato molto bene. Effettivamente, quando sono arrivato là con la mia valigia carica, diciamo, di sogni, ma anche di spaghetti, è stato curioso perché poi quando sono arrivato a Bordeaux, il maestro Nondex pioveva, come succede spesso e volentieri a Bordeaux, anche per quello il vino ha queste qualità, perché durante quasi il quarti anno piove sempre, poi verso mezzogiorno spunta un bel sole che così dà quella parte zuccherina ai grappoli e quindi Bordeaux ha questa valenza. Mi ha detto se voleva aiutarmi a portare la valigia. Ha sentito questa valigia pienissima, così pesante, e ha fatto una gran fatica a portarla sulle scale dove insomma, mi aveva trovato lui questo appartamento. E poi quando l'ho aperta è rimasto sorpreso perché lui pensava di trovare tutte partiture musicali. In realtà era piena di, appunto, i miei genitori avevano paura che io morissi in Francia, deperito, quindi mi avevano foraggiato di spaghetti, di caffè, di salame, qualsiasi cosa, insomma, lui si è fatto una gran risata. Vabbè, a parte questo aneddoto, insomma, l'Odex è stato veramente, penso, determinante per tante cose, perché comunque il suo rigore, la sua passione, no? E l'amore che metteva in quello che faceva, me l'ha un po' trasmesso, insomma. È stato sicuramente fondamentale, insomma, anche se poi devo dire che i miei approcci con la banda cittadina non sono stati poi male, nel senso che il primo imprinting ho avuto questo maestro, Francesco Imola, che noi chiamavamo affettuosamente Checco, mi aveva insomma incoraggiato a suonare. Per un amatore devo dire niente male, perché mi diceva appunto di essere musicale soprattutto. E di, come posso dire, e di trovare un suono più vocale possibile. Quindi, come dire, era inconsciamente avanti e me lo ha trasmesso questa cosa. È una di quelle cose che poi cerco di trasmettere anche ai miei allievi nel corso delle lezioni, insomma, il divertimento, l'aspetto ludico, insomma, del far musica, perché è essenziale, insomma, se uno non lo prova, poi non riesce neanche a trasmetterlo agli altri. Quindi, dopo questo excursus in Francia, niente, sono tornato in Italia e da lì veramente ho trovato tantissime opportunità gratificanti di lavoro, dall'insegnamento, un anno a Brescia, poi sono stato 3 anni a Perugia, sono stato 3 anni a Parma, e poi adesso sono ormai da 25 anni a Milano, e collaborazioni con la Scala, ormai trentennale, con cui ho avuto la possibilità, insomma, di condividere. Dai, una musica straordinariamente importante con direttori anche di uno spessore, come diciamo prima, anche umano, non solo musicale, che in qualche modo mi hanno fatto crescere. Poi, insomma, tante altre cose, alla fine, sai,
Tutte queste cose fanno sì che poi tu riesci, no, a mettere al servizio di quello che poi tu realmente vuoi fare, insomma, quindi la conoscenza anche di altri aspetti, perché il sassofono in orchestra, come sapete bene, insomma, ha un apporto limitato, visto che è uno strumento che, insomma, è subordinato o comunque saltuariamente impiegato in orchestra. Non esiste un sassofonista al mondo che abbia un contratto, insomma, professionale indeterminato. E quindi niente, siamo arrivati qua. Adesso salto nei 30 anni di carriera, che insomma, vabbè, dai, non sto lì a fare tutta la pantomima su quello che ho fatto e non ho fatto, però diciamo che questi sono stati i miei esordi, insomma, che hanno determinato poi tutto il resto. Certo. Ma guarda Mario, a proposito, quando è stato? Qualche giorno fa dovevo lanciare il post della campagna promozionale della tua intervista. E ho detto al mio responsabile marketing: sì, tranquillo, ho giusto mezz'ora, lo scrivo io. Ci ho messo più di 2 ore perché, cioè, soltanto a scrivere il post di tutte le cose da scrivere, e che Riccardo Muti, e la Scala, e tutte le soltanto a scrivere tutti i teatri famosi con cui tu hai, dove tu hai suonato, sono stato lì almeno 10 minuti, e poi il libro della Zecchini. Cioè, veramente complimenti, sono rimasto colpito, e sicuramente Grazie. avrei lasciato questa cosa delegata al nostro responsabile marketing se l'avessi saputo. La prossima volta lo sai come devi agire, La però è prossima volta così, sto no? più attento se ho un altro Mario Marzi tra le mani. Ah, vabbè, che dire, l'ho detto prima, mi sento un privilegiato, poi ripeto, ho avuto delle esperienze fantastiche sia dal punto di vista professionale che umano, perché comunque la musica ti porta a conoscere gente, ti porta a condividere tante cose che vanno al di là dell'aspetto musicale. Certo, chiaro. Beh, piaciuta la risposta? Numero uno, Mario, grazie. No, se no mi avvalgo dell'aiuto a casa, eh. 50-50, elimina Così un'ipotesi per anche. caso. Vai, fuori una. Tocca a te, Sele. Mario, invece per quanto riguarda la ricerca di un suono personale, secondo te quali parametri influenzano questa ricerca e soprattutto cosa cambia in questo suono a seconda che venga praticato in orchestra o da solista? Allora, io mi faccio sempre questa idea dell'aspetto vocale del suono, nel mio caso, insomma, perché comunque ce l'ho in eredità, un po' perché noi siamo, voglio dire, un paese di tradizione che appartiene al bel canto, quindi una di queste caratteristiche che secondo me sono belle, vanno comunque, no, coltivate, insomma. Io lo noto anche nel corso delle masterclass in giro per il mondo, cioè noto appunto che i ragazzi, insomma, all'estero hanno comunque una preparazione, una determinazione incredibile che forse qua in Italia non è così forte, no? Però l'aspetto vocale che noi abbiamo qua, il gusto del bel canto, insomma, tipico del paese, insomma, è una di quelle cose a cui noi dobbiamo attingere poi per arrivare poi al resto e allo stato dell'arte, insomma. Riguardo alla domanda sul suono, ma io penso che il timbro di ognuno di noi, insomma, sia un po' come la nostra impronta digitale, nel senso come la nostra voce, ci identifica, al di là che sia rapportato all'aspetto solistico, con uno stilema, con un linguaggio, voglio dire, più cameristico o orchestrale. È chiaro che poi in ambiti stilistici diversi bisognerà poi assoggettarsi a quello che sono i canoni appunto di quell'idea lì, musicale, no? Chiaramente, no, il rispetto dell'autore e del linguaggio sono prioritari. Detto questo, comunque il suono rimarrà comunque riconoscibile di ognuno di noi, di vari ambiti. E non di meno, non posso non far notare che comunque quando uno suona un concerto da solista, insomma, dovrebbe comunque in ogni caso avere appunto un suono più solistico, un suono che comunque abbia la possibilità di dialogare con gli altri, ma al tempo stesso di primeggiare, tra virgolette, insomma, nella condivisione. Buono. Ti Se non ti è piace? piaciuta, mi dispiace, io. Ma lei ritiene che tu ritieni che il Ah, ma ci conosciamo da 20 anni, Serena, fatti neanche. Ma ne hai 20 anni, Serena? 21. Bello, Ecco sì, è che. proprio così. Quando avevi un anno. La tua idea musicale è cambiata nel corso del tempo o
hai avuto comunque qualche influenza maggiore o qualcuno a cui ti sei ispirato maggiormente, sempre nella tua tipologia di suono? Ma sai, noi siamo in viaggio e in quanto tale siamo soggetti a cambiamenti. È chiaro che comunque i maestri con cui hai avuto modo di lavorare oppure di appunto, condividere certe cose ti lasciano un imprinting importante, insomma, quindi è chiaro che mi sono rifatto sia stilisticamente sia dal punto di vista del suono ai miei predecessori, voglio dire, o dei grandi maestri, insomma, non lo so, in ambito classico io ho sempre avuto una sorta di venerazione per, insomma, Londex, per Marcel Mule, sai, questi comunque hanno fatto la storia del sax classico, no? Oppure in ambito jazz, non ti sto a citare tutti i vari sassofonisti jazz, ma ce ne sono, da Carmine Balladerly allo stesso Parker, insomma, Sonny Rollins anche, comunque è uno di quelli a cui, voglio dire, faccio riferimento per certe cose, anche se poi io faccio tutt'altro, ecco. È chiaro, ripeto, siamo soggetti al cambiamento, però in ogni caso, come dire, ognuno di noi è in base a quello che ha vissuto, quindi anche le cose che poi uno dà agli altri rappresentano quello che uno è, nel senso che, insomma, se hai vissuto certe esperienze, poi vengono fuori dallo strumento anche a livello sonoro. Insomma, quindi mi sembra fosse Ravel, diceva che si può essere personali copiando, però ricercando una certa personalità. Quindi ognuno di noi copia da qualcuno per poi cercare di dare poi una propria impronta. Certo. Ti faccio una domanda io, Mario, Bene. adesso. Mi collego un po' al discorso sulla sonorità, sulla ricerca che ti ha appena posto Serena. Molto spesso quando si è in conservatorio, non soltanto lì ovviamente, ci si sente magari a volte dire all'insegnante: guarda, in questo momento devi pensare che il tuo suono sia quello di un flauto. Qui, mi raccomando, pensa di essere un fagotto. Qui, ricorda, potrebbe essere la viola, forse un buon paragone. E mi veniva in mente, ma col fatto di pensare sempre di essere qualcos'altro, 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 cosa che comunque è positiva perché il musicista deve sempre richiamarsi a qualcosa di extra, di fuori da sé per migliorarsi, per passare i limiti, non dovremmo comunque ricordarci del fatto che il sassofono in sé è nato per essere comunque un qualcosa di particolare? Non siamo legni, non siamo ottoni, non siamo archi, siamo quel qualcosa di particolare. Sax, quando ha inventato questo strumento, voleva comunque, aveva una certa idea di suono. E quindi non dovremmo a volte pensare di essere comunque dei sassofonisti che hanno i loro pregi, i loro difetti, e quindi devono indagare su cosa sia la sassofonità, passami il termine, Mario, che ne pensi? Sì, io comprendo quello che tu vuoi dire e sono d'accordo per certe cose, nel senso che comunque il sassofono suonato in un certo ambito, con un suono per così dire un po' intubato, imbavagliato, come se fosse appunto uno strumento nobile, tra virgolette, può sembrare quasi un transessuale, no? Uno che si traveste da strumento nobile, ma di fatto non lo è, quindi viene spersonalizzato. Però quello che tu dici, secondo me, è riferito, e io stesso a volte quando sono in conservatorio, voglio dire, ai miei allievi, gli faccio degli esempi di questo tipo, no? Però più che altro per rapportarsi, che ne so, pensa a un flauto riguardo alla leggerezza, no? Alla qualità dell'articolazione, pensa, cos'è che hai detto? Beh, a un fagotto, per esempio, Fagotto, per viola, sì. la profondità dei suoni gravi, no? Che comunque sono le fondamenta di tutto quanto. Pensa, non lo so, alla viola o un violino per quello che riguarda la qualità del legato e la qualità del fraseggio, la direzione stessa della frase, insomma. Quindi sono fondamenti didattici, secondo me, non sono delle vere e proprie indicazioni che vogliono, no, snaturare lo strumento. Perlomeno io la intendo così, è chiaro che insomma, anch'io non amo molto questi suoni così un po', tra virgolette, imbavagliati, un po' old style. Forse è stato anche uno dei problemi del sassofono, che questo qua, insomma, io sto parlando di prima della metà del Novecento, insomma, i pochi sassofonisti esistenti suonavano in maniera, voglio dire, forse un po' spersonalizzata, e anche, forse anche un po' per questo che, insomma, il jazz ha avuto questa facilità nell'adottare lo strumento proprio perché,
sassofono, insomma, ha una natura idiomatica diversa, insomma, forse anche la stessa impurità del suono o la differenziazione di articolazione lo rende così unico. Non è un caso che gli afroamericani lo hanno adottato proprio per questo, insomma, che è un ibrido, come nella sua essenza, no? Una conicità in ottone abbinata a un bocchino in legno d'ancia. Chiaro, chiaro. Grazie. Niente. Tocca di nuovo, Ok. Me la faccio io, se no la domanda, eh. Ah, avevo in mente un'altra cosa da chiederti, diciamo, collegata anche un po' all'inizio, quando si parlava dei tuoi esordi, appunto. Molti musicisti, tutti i generi, a volte dicono: sì, sei tu a scegliere lo strumento, ma forse un po' lo strumento anche ti chiama. Volevo chiederti cosa pensi un po' di questa frase, riferita anche a un aspetto particolare del sax, cioè la sua famiglia. La famiglia del sax consta di molti membri. I quattro più utilizzati li sappiamo: tenore, baritono, contralto, soprano, che costituiscono tra le altre cose il quartetto di sax, una delle formazioni più famose, più impiegate. E anche i tagli estremi, quindi pensiamo al basso, al contrabbasso, al tubax, al sopranino, al sopranissimo. Volevo chiederti, tu appunto, ritieni anche di essere stato un po' chiamato dallo strumento e se nella famiglia del sax c'è uno strumento che ti fa sentire più a tuo agio, che ti fa dire: io con te mi esprimo meglio, ho la maggiore affinità. E cosa pensi anche dei tagli più estremi, appunto, ti ho citato il basso, il sopranino, un pochino meno battuti per tante motivazioni, forse a volte anche la letteratura che può scarseggiare, la difficoltà, visto che sono strumenti estremi. Cosa pensi, insomma, di questi aspetti che ti ho posto? Ma non so, io penso che il caso non esista, nel senso che comunque nel mio caso, un gioco di parole, è stato lui a scegliere me. Io mi ero iscritto, come ti dicevo, a questo corso bandistico e quando sono arrivato lì l'unico strumento a disposizione che era rimasto era un sax contralto tutto squinternato, tant'è vero che io per farlo suonare lo riempivo d'acqua proprio per farlo suonare perché altrimenti non chiudeva e non usciva un suono. Quindi in un certo qual modo ho scelto, non ho scelto, ma è stato lui a scegliere me, era l'unico che era rimasto. Poi è chiaro anche se, provandolo e guardandolo, perché le sue forme così un po', se vogliamo, sinuose, il suo suono così prettamente, se vogliamo, maschile, sto parlando del contralto, del tenore, così, è una sorta di mix un po' alla Greta Garbo, no? Mi viene da dire. Un corpo un po', se vogliamo, sinuoso, un po' femminile, con una voce prettamente maschile. Quindi, insomma, nel mio caso non è stata una scelta voluta, quindi penso che il caso me lo abbia regalato. Poi, riguardo agli strumenti che io prediligo, beh, sono partito come tutti quanti con gli strumenti medi, quindi il contralto e il tenore. Soprattutto il contralto, perché come sapete la letteratura per sassofono è un certo tipo, in un certo ambito, e soprattutto per sassofono contralto, sto parlando del linguaggio neoclassico, per esempio, no? Quindi, insomma, ho dovuto lavorare molto col contralto ed ero convinto di questi due strumenti, il tenore, poi lo suonavo anche in quartetto. Poi, come ho detto prima, siamo in viaggio, mi sono messo un po' alla prova, ho provato anche i due estremi della famiglia, il soprano e il baritono, e devo dire che sono potenzialmente quelli che oggi perlomeno mi gratificano di più, insomma, il soprano e il baritono. Il baritono poi, secondo me, ha delle potenzialità ancora inespresse, insomma, è uno strumento meraviglioso. Forse lo considero veramente il padre della famiglia dei sassofoni. Dopo poi gli estremi, come tu hai citato, il soprillo, il sopranino, il tubax, non lo so, il contrabbasso, sono strumenti che sono interessanti perché comunque ti portano in ambiti, in terre un po' sconosciute, se vogliamo, no? Secondo me vanno contemplati, soprattutto in ambito contemporaneo, perché veramente hanno delle possibilità ancora inespresse che andrebbero comunque approfondite. Certo. Grazie Maria. Niente. Voglio aggiungere un'altra cosa. Solitamente mi passi la battuta, quando due sassofonisti si incontrano, la prima domanda, o se non la prima, la seconda è: ma che bocchino usi? Perché tra noi c'è tutta una rincorsa ai materiali, alla ricerca di quel qualcosa che da un lato comunque ci mantiene sempre in corsa, non potremo mai trovare quel qualcosa che non abbiamo o pensiamo di non avere. Quindi la domanda io in sé non te la pongo così, se vuoi comunque parlare
a chi ci ascolta, ai principianti, ai professionisti, su ciò che puoi usare tu per la tua ricerca sonora o per una parte della tua ricerca, della tua vita, del tuo repertorio. Volevo farti una domanda un po' più generale, cioè secondo te un buon sassofono o un eccelso sassofono a livello di tutto, quindi imboccatura, legature, anse, materiali, conicità, eccetera, com'è? Ti sei fatto delle idee specifiche provando in questi anni varie marche, suppongo, varie tipologie? Cosa pensi, insomma, di quella che è la parte della costruzione, della resa prettamente sonora, diciamo, grezza dello strumento in sé, di tutti i suoi accessori? Ma ogni componente è collegata a quell'altra. È chiaro che un buon setup, un buon bocchino, una buona ancia abbinata, insomma, a uno strumento che funzioni. Adesso non sto a fare pubblicità a varie marche, però comunque ti mette già sulla strada, no? Per arrivare poi all'obiettivo, che è quello di potersi esprimere, no? Con libertà. Io non sono mai stato un feticista di queste cose, sinceramente. Ogni tanto mi chiedono, io provo con piacere anche nuovi strumenti, nuove possibilità con ance e bocchini, e insomma ognuna ha le sue caratteristiche, però io penso che alla fine di tutto quello che sia importante è quello che uno ha dentro, il presentire, no? L'immaginare, l'immaginazione, un po' come diceva Giacomo Leopardi, diceva che l'immaginazione è la prima fonte di felicità, cioè se immagini qualcosa poi riesci ad arrivarci, anche senza saperlo tecnicamente o strumentalmente. Quindi in ogni caso l'avere consolidato in testa un qualcosa, un suono che ti deriva appunto dal tuo vissuto, ma anche, no, dalle esperienze che hai fatto, alla fine è vincente. È chiaro che in certi ambiti stilistici alcuni bocchini, insomma, o un certo tipologia di ance ti può aiutare, non so, un bocchino leggermente più aperto per degli ambiti più etnici o jazz, o un bocchino leggermente più cameristico, più chiuso, magari di Evanite per il repertorio cameristico, aiuta di più forse, se vogliamo, la condivisione. Però io, ecco, non punterei molto, perché non esiste, cioè su questo aspetto qua, perché non esiste poi bocchino perfetto, l'ancia perfetta. L'Ondex, il mio insegnante, diceva che il nuovo bocchino è come una nuova ragazza. Diceva che la prima settimana va bene, poi la seconda era meglio quell'altra. È una continua ricerca, in effetti, Mario, sì. Sì, vabbè, la ricerca non si deve mai esaurire, perché comunque noi siamo, no, comunque soggetti a cambiamenti, come dicevo, e la ricerca e la curiosità di sperimentare ci deve essere, però senza essere autolesionisti. Insomma, a volte io vedo più gente che passa più tempo nella ricerca di un bocchino piuttosto che a studiare. Non sei l'unico, ma lo vedo. Sì. Un'altra cosa sempre abbinata appunto a questa ricerca della sonorità, e come dicevi tu, anche al mettersi in gioco, al ricercare, a tante cose. E una domanda che riguarda sia forse più che altro i principianti, quindi quelli che cominciano e devono capire come approcciarsi allo strumento, fondamentalmente come mettere un suono, se vogliamo, ma anche i professionisti che, chi lo sa, forse cambiano qualcosa nell'ambito della loro vita, nel proseguire la loro avventura musicale. L'impostazione, diciamo, in generale più o meno le impostazioni canoniche, passami il termine, sono più o meno due: quella cosiddetta classica, che ha certe peculiarità, è quella cosiddetta moderna jazzistica, che ne ha delle altre. E alle volte appunto si va a dire, guarda, per quel genere tal dei tali, che può essere il jazz, può essere la classica, può essere altre cose, forse è migliore questa impostazione perché ti dà appunto queste potenzialità, questi punti di forza. A volte anche viene presentata in termini assoluti. Guarda, si studia soltanto così perché così è, perché così mi ha insegnato il mio maestro, chi lo sa. A te è mai capitato, in questo cammino appunto di ricerca, di su te stesso anche fondamentalmente, di mettere in dubbio alcuni insegnamenti ricevuti, ad esempio, quindi di adattare alcune cose, alcune pratiche a te stesso? Quindi, ad esempio, la tua impostazione com'è? È prettamente classica? È un pochettino più aperta anche a altre cose? Ti sei mai modificato dicendo, ad esempio, questa cosa sono anni che la faccio così, ma è veramente giusta? Forse devo cambiarla, devo provare a stare in maniera diversa per ottenere qualcosa, oppure no, insomma. Che ne pensi di questo aspetto, Mario? Ma sai, non esiste una verità assoluta, voglio dire, ogni idea ne porta con sé un'altra. Alla fine
quello che conta, come sempre, è il risultato. Io non lo so, riguardo appunto l'imboccatura, cerco di, visto proprio la natura dello strumento, no? Che è conica, che porta comunque delle disomogeneità, timbri e di intonazione, cerco sempre, insomma, per quello che mi riguarda, ma anche nei miei trascorsi di didatta, di dare un'impostazione basata su un certo relax, non, forse in ambito classico, prettamente classico, ma un pochettino più rigida. Io lo noto soprattutto all'estero questa cosa e a me non piace, insomma, e se hai un'imboccatura più flessibile, riesci poi anche a cambiare pelle. Secondo me uno che suona il sassofono deve poter cambiare pelle ad ogni occasione senza star troppo a cambiare bocchini, ance, eccetera. Come dicevo prima, ci sono certi bocchini che comunque ti danno qualcosa di più, ti tolgono da una parte, però ti danno qualcosa dall'altra, dipende sempre quello che poi vuoi fare. Ma sì, io mi sono messo in gioco come tutti, perché, come dicevo prima, la ricerca non finisce mai, poi magari si ritorna indietro, si capisce che, insomma, non è tanto il materiale, ma quello che uno apporta al materiale che fa la differenza, e quindi anche riguardo i bocchini, le ance, insomma, ho rivisto un po', ma certe cose, insomma, alla fine, insomma, non esistono regole, l'unica regola è la bellezza, insomma, è il risultato. Grazie Mario, specie per l'ultima frase mi ha molto colpito. Bella, l'ultima. Qui ci vuole l'applauso, eh? Bravo, bravo Mario! Bella, questa me l'ha dato. L'unica regola è la bellezza. Magnifico. M. Marzi. Parliamo Ah, ora volevo di. citare il Steve Jobs, no? Steve Parliamo ora di due aspetti differenti nel mondo sassofonistico. Da una parte vediamo il fiorire di trascrizioni, dall'altra invece vediamo la sempre maggiore richiesta di effettistica e anche il sempre maggiore utilizzo di questo. Tu cosa ne pensi di questi due poli? E per quanto riguarda l'effettistica, pensi che dovrebbe essere affrontata in modo maggiore, magari in un percorso di studi? Sono più Ma è, diretta di Gabri. Sì, parto dalla fine, parto Gabri dalla ci fine. mette 3 quarti d'ora a Secondo fare una me sono domanda. profondo, sono profondo nelle mani. Gabriele ci mette 3 quarti d'ora a farti una domanda, Serena 45 secondi, ci piace di più. Vabbè, perché Ecco, le donne hanno più neuroni. io Devo sono essere più curioso. conciso. Vabbè, no, partendo dall'ultima domanda, qual era? No, scherzo. No, sì, adesso mi sono dimenticato, ho fatto un cenno. No, sull'effettistica, ok. No, beh, guarda, noi alla fine quando nasciamo conosciamo prima il nostro papà e la nostra mamma e poi conosciamo i nostri nonni. Secondo me anche in ambito musicale si potrebbe provare a fare un percorso paritetico, quantomeno, nel senso che nei conservatori, insomma, io vedo che l'approccio al linguaggio contemporaneo avviene solamente alla fine, dopo un percorso, no, di anni in ambito, voglio dire, più classico, insomma, o contemporaneo, ma molto relativo. Quindi quel tipo di linguaggio lì è come apprendere una lingua nuova. Se invece fin da subito, insomma, si comincia piano piano a dosare e a cominciare a prendere questo tipo di linguaggio, poi alla fine diventa una consuetudine, diventa una naturale, no? È chiaro che poi l'utilizzo di tutte queste tecniche deve avere una fruibilità artistica, non una fruibilità effettistica, perché l'effetto fine a se stesso non produce niente di buono, solamente fumo negli occhi, ma deve avere una valenza artistica. Quindi anche i compositori, quando mi chiedono come utilizzare questo o quella tecnica, insomma, mi raccomando che abbia comunque un'adesione al contesto, insomma, stilistico, all'idea musicale. Mentre la prima era le trascrizioni. Beh, le trascrizioni sono importanti perché comunque è importante conoscere anche la tradizione. Noi siamo uno strumento giovane, quindi c'è un po' precluso il linguaggio, no? È precedente al Novecento. È chiaro che, come dire, apprendere anche quel tipo di estetica ti consente poi di far meglio anche quello che poi andrai a fare o che amerai fare, insomma, in futuro. Questo
Quindi io non sono sfavorevole alle trascrizioni. Anzi, il sassofono, siccome lavoro in un ambito idiomatico non affine, è molto più in pericolo. Insomma, bisogna suonare forse meglio rispetto agli strumenti a cui sono dedicate quelle pagine, perché altrimenti diventa veramente grottesco suonare delle pagine barocche, rinascimentali o delle pagine, voglio dire, no, di epoche passate o classiche, insomma, Mozart suonato, voglio dire, da un sassofonista che non tiene conto, voglio dire, rispetto dell'estetica, del linguaggio, è come un elefante che entra in una cristalleria e spacca tutto. Sì, chiaro. Hai centrato il problema. Chiaro. Una domanda, Mario. Secondo te, a tuo gusto e in tua opinione, qual è la situazione migliore in cui il sassofono può risaltare di più o può avere le maggiori potenzialità? L'orchestra sinfonica, il quartetto di sassofoni, il solo, l'utilizzo con l'elettronica come si fa ordinariamente? Cos'è che secondo te è migliore per questo strumento? Se c'è una risposta. Allora, non hai citato il jazz perché comunque lì secondo me la fusione è perfetta, proprio per quelle caratteristiche idiomatiche che ha lo strumento. E riguardo gli altri stilemi che hai citato, io direi che non farei un distinguo, anche se poi, per esempio, il quartetto di sassofoni mi sembra una delle formazioni più convincenti in ambito cameristico, fra tutti gli ensemble, insomma, esistenti. Sia per la profondità, sia per il range, sia dinamico e sia di estensione. E in ambito contemporaneo, anche con l'elettronica, trovo che comunque ci sia abbia un bel appeal. Insomma, il sassofono ha delle cose importanti, secondo me, lì da dire. Bisognerà svilupparlo un po' meglio, perché fino adesso la maggior parte, insomma, delle composizioni, insomma, con l'elettronica in particolare, lo prevedono in situazioni, secondo me, non ancora perfettamente sincronizzate con quelle che sono le sue caratteristiche. In questo senso bisognerà lavorare molto di più con i compositori, lo dico spesso ai miei allievi, no? E come diceva Leibowitz, la fusione e unione fra il compositore e l'interprete è foriera di opere d'arte. Se non c'è questa interazione, alla fine il rapporto è poco. Si dice caduco, non so se ho detto bene, vabbè, comunque in ogni caso, cioè, lo possiamo notare, per esempio, come ho detto prima, il jazz, lì è lo stesso strumentista che è compositore e interprete, oppure, che ne so, nell'ambito classico Chopin mi viene in mente, no? Chopin era un pianista, compositore al tempo stesso, e sapeva bene come scrivere per il suo strumento, quindi ci deve essere questa collaborazione fra il solista e il compositore. Collegata a questa, Mario, ti faccio un'altra domanda che potrebbe sempre essere spinosa. Cerco di avere anche io un po' di neuroni in più come Serena per centrare il problema, ma le mie domande sono sempre un po' più dense, quindi perdona il mio aspetto di ricerca, anche di jazzista, perché Scuse, comunque sono faccio tutte tante cose. scuse. Scusate, mi avete scoperto. Prima si parlava appunto di affrontare vari repertori, tra cui anche le trascrizioni, cercando di tenere comunque presente il pensiero musicale dell'epoca, anche il rispetto dell'autore, tanti piccoli aspetti appunto. Per il fatto che noi rischiamo, strumento giovane, di essere quasi quelli che fanno anche le figuracce, se vogliamo, cioè che interpretano un repertorio avendo poca cognizione di causa, se mi passi. E oggigiorno, secondo te, sia in generale sia per il nostro strumento, esiste ancora veramente il concetto di interpretazione? Facciamo un esempio. Come dicevi poc'anzi, se tu devi eseguire un brano che è stato commissionato recentemente, poi confrontati con il compositore, ci può essere uno scambio, quindi il compositore può cambiare idea, anche può modificare alcune cose e viceversa. Se tu devi affrontare delle pagine del repertorio più strettamente classico, proprio se mi passi il termine, facciamo un esempio su tutti, il concertino da camera di Ibert o i passi d'orchestra Bolero, il vecchio Castello. Che margine hai veramente per dire qualcosa di tuo? Il materiale musicale sappiamo che più o meno è quello. Puoi alterare qualcosa sulle cadenze, sui tempi, sulle dinamiche, qualcosa? Ti è permesso oppure si grida allo scandalo nel momento in cui cambia una piccola cosa? Cioè, si può veramente ancora interpretare? Oggi l'interprete in tutti i generi, in tutti gli stili, ma penso poi al nostro strumento nello specifico, si riduce semplicemente a suonare ciò che altri hanno codificato in certe esecuzioni, che è stato riconosciuto come versione ufficiale e da quella non si può scappare. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che ogni interpretazione sia unica e quindi, voglio dire, è soggetta ai cambiamenti, non sarà sempre stereotipata nella stessa maniera. È chiaro che, insomma,
Io penso come un maestro che il rispetto dell'autore e dello stile è prioritario. E da qui però bisogna poi provare a fare un'esecuzione che sia scevra, sia spogliata da ogni forma di manierismo, no? Proprio per renderla autentica. Ma per arrivare a questa forma di pulizia, se vogliamo, di semplicità, ci vogliono anni di esperienza, no? Perché comunque non arriva, non ce l'hai quando hai 19-20 anni. La puoi ottenere solo attraverso anche la vita, attraverso il quotidiano, attraverso la conoscenza, no? Con mente aperta, eccetera. Quindi io non me lo pongo questo problema, nel senso che comunque i canoni stilistici sono quelli, ma l'interpretazione poi alla fine risulterà sempre diversa, perché comunque noi siamo sempre soggetti a cambiamenti. Poi, non lo so, qualcun altro la penserà in maniera diversa, però è chiaro, partendo dal concetto che il rispetto dell'autore e della partitura è fondamentale, è prioritario, poi bisognerà riuscire a arrivare a questa interpretazione spogliata da ogni forma appunto di barocco, di manierismo, perché insomma nella semplicità spesso, voglio dire, si trova la verità delle cose, insomma. Io non so, vedo per esempio Gladno, che spesso e volentieri mi viene portato a lezione. Insomma, è difficile, voglio dire, no? Dire a un ragazzino di 19-20 anni come farlo per certe cose, perché comunque non gli appartiene, no? La maturità arriverà col tempo, insomma, glielo puoi inculcare, ma insomma è una cosa che poi arriverà in seconda istanza. E quindi, insomma, non esiste questo problema, secondo me. Gabriele. Lieto di sentirtelo dire, Mario, Il problema grazie. non esiste. Ok. È confortante. Parlando No, quindi vabbè. No, ma di... delle piccole libertà anche, voglio dire, che esulano dalla partitura si possono prendere. Per esempio, tu prima parlavi delle cadenze, ma è chiaro che, insomma, se una cadenza è fatta con un gusto, cercando, voglio dire, di rapportarsi a, non so, anche, voglio dire, al concerto stesso, ma all'autore. Cioè, ben venga, perché anche un momento, voglio dire, tra virgolette, di libertà in cui l'interprete mette in mostra le sue qualità artistiche e il suo virtuosismo. Insomma, io non sono contrario a questo qua. Chiaro, Parlando quindi di quello che dovremmo fare, di quello che ci viene detto di fare o che la nostra interpretazione ci vorrebbe insomma far giocare, ecco. Quindi parlando proprio del ruolo del sassofonista, essendo il sassofono uno strumento moderno e quindi oggetto a diversi stili, diverse interpretazioni, diversi generi. Cosa pensi che noi dovremmo fare? Quale sarebbe il nostro ruolo? L'ho detto prima, secondo me sarà importante parlo dell'ambito, voglio dire, al quale noi ci rapportiamo, non parlo del jazz. Sarà importante cercare di ampliare il repertorio. Voi giovani dovreste, secondo me, avere questa volontà, questa determinazione nello stimolare i compositori a scrivere per lo strumento in maniera più vera, cercando di fargli comprendere le qualità dello strumento e collaborando con gli stessi compositori per avere un repertorio più vero, più nostro. Perché un po' il problema del sassofono è stato questo, insomma, lo sappiamo benissimo, che no, la mancanza di partiture di un certo peso specifico, che poi è relativa anche alla mancanza di sassofonisti di un certo prestigio, di un certo peso artistico agli inizi del Novecento, sto parlando in Europa, ovviamente, no? E nonché appunto lo strumento si era consolidato ormai in ambiti diversi da quello classico, come, no, extracolti, se vogliamo, nel jazz oltreoceano, oppure nelle bande qua in Europa. Quindi, voglio dire, è stato un po', come dire, un mix che ha portato poi al suo oblio fino, se vogliamo, una piccola rinascita, quando poi Marcel Mule, insomma, ha ripreso la cattedra al Conservatorio di Parigi dagli anni 40, insomma. E niente, insomma, voi avete la possibilità, veramente siete,
avvantaggiati perché lo strumento adesso ha un pochettino, voglio dire, non è più considerato un fratello povero, rispetto agli altri strumenti a fiato. Una volta io quando ho cominciato mi veniva detto: ma cosa fai col sassofono? Non vai da nessuna parte, non suonerai mai in orchestra perché il sassofono in orchestra non c'è quasi mai. Però alla fine a me non mi importava, perché a me importava suonare con gli amici, voglio dire divertirmi, poi l'orchestra non è che mi interessasse più di tanto. Però oggi veramente si è ribaltato il suo, no, il suo stato. Mi viene in mente Piras, Marcello Piras, che è un musicologo che diceva: è come un mendicante che ha vinto la lotteria e da fratello povero è diventato ricco. Anzi, io lo vedo anche nei conservatori, non so, ultimamente, non so, sono gratificato, ma diversi miei allievi stanno vincendo dei concorsi importanti, un po' anche perché suonato in una certa maniera il sassofono veramente ha un appeal incredibile rispetto ad altri strumenti a fiato. Io, insomma, ha sempre avuto un'arma a doppio taglio, anche quando ero giovane io facevo i concorsi, o lo si boicottava a priori, oppure aveva questa luce così che sorprendente, suonato in una certa maniera che comunque era accattivante. E come dire, ti dava un vantaggio rispetto ad altri strumenti. Certo. Quindi possiamo dire che con il tempo sia uscito da questa sorta di complesso di inferiorità. Ma io direi proprio di sì. Io non mi sono mai sentito complessato neanche quando ho cominciato, dico la verità. Però detto questo, sì, effettivamente a tutti gli effetti così. Tanto comunque il repertorio che si fa in orchestra lo sappiamo benissimo, soprattutto nei grandi teatri di tradizione, è sempre quello. No? Su 20 concerti, 20, 15 sono per violino e pianoforte, poi il resto c'è qualche autore del Novecento, eccetera. Se no, voglio dire, si va sul sicuro, c'è poca voglia di rischiare. Mentre il sassofono, appunto, per i giovani ha una possibilità, forse anche per questi i giovani lo hanno adottato come loro voce, no? Perché lo sentono più contemporaneo, più vicino a loro. Un'altra domanda che volevo fare riguarda un po' la storia del sax da un certo punto di vista, ma poi più che altro la pratica umana di chi lo utilizza il sassofono. Noi sappiamo appunto che il sassofono ha rischiato di finire nell'oblio. Sax lo ha inventato, ha tentato di promuoverlo in tutti i modi, ma complici poi anche le vicende storiche della fine dell'Ottocento, è caduto in disuso. Sax stesso, poveraccio, è morto in miseria, non ha avuto gli onori che meritava se non successivamente, dopo morto, insomma, se vogliamo. Il sassofono si è salvato perché è approdato in America ed è diventato appunto lo strumento, si diceva, il simbolo, il principe del jazz, molto più di altri strumenti, forse come la tromba che comunque ha influito. Il sassofono è un simbolo di quell'area musicale. Successivamente poi è tornato appunto in Europa e è riuscito piano piano, come si diceva adesso, ad ottenere il ruolo per cui il sax lo aveva concepito, quindi uno strumento comunque a tutto tondo, ma improntato anche nella musica sinfonica, cameristica, eccetera. Il suo insegnamento poi è entrato in conservatorio. Successivamente in conservatorio è entrato anche il jazz, piano piano è stato insegnato prima nei vecchi corsi, il vecchio ordinamento, quei trienni post diploma a cui si doveva accedere soltanto con un diploma di conservatorio perché bisognava essere abili e conoscere proprio molto bene il proprio strumento per poter imparare un linguaggio differente, se vogliamo. Oggi è ancora più presente con i nuovi corsi, i nuovi corsi di laurea, eccetera. Quello che mi sembra di notare, poi mi dirai tu cosa ne pensi, è che fra queste due grandi categorie, il sassofono suona tutto, lo sappiamo, ma fra queste grandi categorie, sia nel mondo accademico che dei concertisti, di sassofonisti classici da una parte, sassofonisti di jazz da quell'altra, non sembra sempre correre buon sangue e sinceramente non capisco bene perché. In fin dei conti si richiamano sempre allo stesso concetto, il sassofono, lo suonano con idiomi, stili differenti, ma ognuna delle categorie sembra convinta di detenere o vuole detenere qualche verità musicale suprema rispetto all'altra, non si capisce bene perché. Tu cosa ne pensi? Ma io non ho mai amato queste diatribe, voglio dire, fra fazioni opposte. So che ci sono state in passato, però mi sembra che comunque i giovani oggi facciano ben sperare. C'è una sorta di, se vogliamo, rispetto reciproco nei confronti dell'uno o dell'altro. Ma sai, io penso che appunto la fusione e unione delle diverse forze in campo sia quello che, no, è auspicabile proprio per la crescita anche dello strumento stesso. Non so, io sinceramente mi sembra che oggi queste barriere, questi steccati siano un pochettino caduti, anche se poi io
immagino come in altri ambiti ci siano queste fazioni opposte che si sentono depositari della verità, ma in realtà cioè, il sassofono è uno strumento protoforme, ha veramente già nella sua collocazione, nella sua conformazione, no? È un ibrido, no? Fra un ottone, un legno, non si capisce bene, no? La sua bellezza sta proprio nella sua natura un po' proteiforme, quindi anche le differenze di linguaggio, secondo me, no, ci sono, ma non devono, come dire, osteggiarsi o comunque, voglio dire, dividersi, perché comunque qualsiasi divisione non è foriera di buone news, ma la condivisione oppure l'interazione fra le diverse forze in campo è quella che aiuta poi a crescere sia nell'uno e nell'altro ambito. Quindi io auspico che i giovani oggi, ma mi sembra di intravedere anche in Serena una paladina di questo pensiero. Gabri, tu sei già fuori dalla categoria giovane. Ormai ho 33 anni, non lo dico Ma io guarda, adesso mi vengono anche in mente che ci sono dei jazzisti anche di oggi, ma anche in passato, che hanno attinto a piene mani dal classico e viceversa, perché comunque, insomma, Fratelli il grande Massalis, ad jazz. esempio, Mario. Sì, Tanto per ma prima, citarli. non so, Phil Wood mi viene in Sì. mente, che ne so, io ho sentito fare dei soli in cui faceva delle citazioni del concertino da Carmine di Jacques Brel, per dire, no? E anche viceversa, i grandi jazzisti comunque hanno studiato i classici, parlo dei big compositori, no, europei, no? Sempre per quel discorso di essere più liberi, perché la conoscenza ti rende libero. Qui l'applauso, se volete. Bravo Mario, bravo Mario. Questa, aspetta, questa è nell'altro braccio. La È conoscenza ti sul due rende braccia, libero. anche qua, Sì, poi comincia una basta mano e la schiena. citazioni che ho finito le parti da Basta, tatuare. basta, basta. Passiamo ai trucchetti magici. Ma se vuoi, Serena, sei tu l'esperta di trucchetti, vai. Magia, magia con Ok. Mi Massi, vai. piace. Adesso sei una paladina nominata in Adesso. diretta nazionale da Mario. Bene, allora Mario, cosa ci consiglia per affinare la Sì. tecnica? E vabbè. Affinare la tecnica, guarda, non c'è un segreto, l'unico segreto sta in quella frase, questa citazione me la consentirai, una goccia di talento, un mare di sudore. L'unico segreto. È Grande solo verità. attraverso il mare di sudore, se c'è un po' di talento, poi voglio dire, l'applicazione, la determinazione, poi deve essere coadiuvato ovviamente dalle motivazioni, dall'organizzazione del lavoro, no? Ma tutto deve essere fatto senza nessun tipo di costrizione, altrimenti produce l'effetto contrario. Alla fine il risultato arriva, è chiaro, qualcuno ha più talento, magari ci arriva prima a un risultato artistico, altri dopo, però comunque se uno è determinato, tecnicamente parlo, può arrivare veramente molto lontano. Quindi l'unico segreto è il lavoro quotidiano, step by step. Passo dopo passo, cercando di migliorarsi anche nei piccoli aspetti, cambiando ogni ingrediente ogni volta, in modo che no, uno non cada anche nel boring work, nella noiosità del lavoro quotidiano. Bisogna essere curiosi di migliorarsi anche, e affamati, come diceva Steve Jobs, e me l'ha suggerito qua anche Simone, che è Grazie. la mia spalla, il mio agente. Ciao Simone, grazie. Ciao. Un'ultima domanda, Mario, tanto per anche farci due risate un poco. Esiste tra noi addetti ai lavori, diciamo così, tutto un mondo di barzellette sui musicisti e sugli strumenti che vanno di solito a prendere in giro aspetti particolari, difetti dello strumento, presunti tali, difetti spesso più che altro del musicista, non so, barzellette sulle cantanti, sul loro voler primeggiare, barzellette sulle viole, sui contrabbassisti, sui jazzisti, sui musicisti di classica, ce ne sono tantissime. Forse tu ne conosci più di me, io stranamente ho sentito molte poche barzellette sul mondo dei sassofonisti, che però secondo me alle volte, anche per la domanda che ti facevo prima, molto spesso offrono anche il destro a essere oggetto di scherno e di satira, per il loro atteggiamento che alle volte possono avere magari di prime donne o altro, o anche a difetti veri o presunti dello strumento. Tu che ci dici di questo argomento, diciamo così, molto extra Beh, rispetto a... di prime donne ce ne sono come in tanti altri ambiti strumentali, cioè ci sono prime donne trombettisti, violinisti, eccetera. Questo,
fa parte della natura umana, nel gioco delle cose. No, sulle barzellette, boh, qualcuna forse me la ricordo, non è proprio una barzelletta, però mi viene in mente questo indovinello. Sapete voi qual è la differenza fra un sassofonista, insomma, uno che suona il sax tenore, e un cane randagio? Lo No, sai? dovete dire di no. No! Qual è? È il collare, il cane randagio non ha il collare. Beh, dai, questa è carina, eh. Bella! No, è Così. bella, è bella! È Grazie, carina! A me in realtà l'avevano detta. Ce ne sono Ah sì, altre, dai, però. la Serena la sapeva già. No, Allora non è non tua cara, no. la guasta facile. Vi ringrazio anche per non avermi chiamato maestro, non più di tanto perlomeno, perché non ci tengo. Poi c'è una barzelletta, se volete ve la racconto sul maestro. La volete sentire? Vai, 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 carta Mario. bianca. Va bene, ve la racconto. Allora, c'era un carabiniere che era stato di leva, che era stato poi trasferito in un altro posto, e in questa nuova realtà incontra un suo vecchio amico e fa: "Allora, come ti trovi in questa nuova realtà?" "Beh, dai, abbastanza bene sul lavoro, però sono un po' solo e sai, qui non ho amici, non ho conoscenze." Allora il suo vecchio amico gli dice: "Ma perché non prendi intanto un animale? Non so, vai in un negozio di animali, prendi un cane, qualcosa." "Ah, sai che forse hai ragione." Allora entra in questo negozio di animali e di primo acchito vede un bellissimo pappagallo spumeggiante con colori fantastici, e chiede al negoziante quanto costava quel pappagallo. "Guardi, quello lì costa 500 euro." "Ah, miseria, un po' tanto, ma come mai? Cosa sa fare?" "Ma guardi, quello lì mi canta Guglielmo Tell di Rossini, non mi sbaglio un'entrata, un'intonazione perfetta." "No, ma è un po' troppo, capisco che costi così, però è un po' troppo per me, non so. Quell'altro là nell'angolo che mi sembra anche un po' malaticcio, un po' anche con le piume, un pochettino i colori un po' più dismessi, quello me lo darà meno." "No, no, 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 quello lì costa 1.000 euro." "Ma come? Ma quello cosa sa fare?" "Beh, quello lì mi canta il Tannhäuser di Wagner in tedesco antico, con un'addizione, un'intonazione veramente straordinaria." Insomma, e va avanti finché arriva all'ultimo, e che era in un angolino, sembrava morto, e dice: "Ma quel pappagallo lì nell'angolo è vivo, è morto?" "No, no, quello è vivo." Fa: "Ma quello lì me lo darà gratis." "No, no, quello lì costa 5.000 euro." Dice: "Ma quello cosa sa fare?" "No, quello non sa fare assolutamente niente, ma gli altri lo chiamano maestro." Mario. Occhio, occhio a chiamare maestro, capito? Porca miseria. Mario, quando eravamo al telefono non ho fatto altro che chiamarti maestro e darti del lei, mi sento in Lo dovevi imbarazzo. dirlo in diretta Se lo sapevo. nazionale. Ah no, io mi smarono sempre in diretta, è uno sport ormai di cui sono campione nazionale. Vabbè, dai. Vediamo qualche Bene. domanda del pubblico. Sei pronto, Vediamo, Mario? vediamo. Serena ha filtrato e selezionato le domande più interessanti apposta per te. Quindi siamo nelle mani della paladina. Quindi multitasking, lei riesce a fare Beh, più cose sì, è una donna. contemporaneamente. Non come me, Cioè, insomma. come ben capirai, tra due maschi e una ragazza, chi è che poteva Chiaro, fare la multitasking? Noi uomini possiamo fare solo un'attività alla volta, lo sai. chiaro. Scusa, cosa hai detto? Eh? Mario Dinuzzi ti chiede: io ho 16 anni e da poco ho incominciato a suonare in quartetto come sopranista, repertorio classico. Com'è stata la tua prima esperienza di quartetto e quale consiglio potresti lasciare a chi inizia questo percorso di musica d'insieme così complesso e completo? Beh, suonare in quartetto è una delle cose che ti fa crescere di più, quindi bravo, insomma, perché comunque a volte ci si scorda, insomma, che la condivisione è la cosa più importante che abbiamo. Quindi non, i nostri talenti non è tanto importante riconoscerli, ma condividerli. E quindi quando si suona in quartetto c'è una crescita maggiore. I miei esordi sono stati in conservatorio, i primi quartettini così un po' più semplici, se vogliamo, solo con i contralti, e poi dopo dal contralto al tenore, eccetera. Sono stati comunque belli, ho dei ricordi molto vivi, ma al tempo stesso che, insomma, mi danno gioia proprio perché erano i primi esperimenti in cui cercavo, voglio dire, di fare qualcosa assieme a.
agli altri di condividere delle idee musicali e non solo, insomma, perché poi c'è tutto un contesto che non riguarda solo la musica, stare insieme agli altri, insomma, è bello proprio perché si fa un percorso assieme, ecco. Quindi io il consiglio che gli posso dare è quello di proseguire col quartetto, perché la crescita secondo me è esponenziale, e di avere rispetto degli altri, di dire la propria, di dire le proprie ragioni, il proprio pensiero musicale, ma di rispettare gli altri, perché è fondamentale. Altrimenti, con un matrimonio che alla fine, voglio dire, non funziona quando ci si mette l'uno contro l'altro, insomma, alla fine anche il modo di dire le cose, no, è importante. Assolutamente. Un'altra domanda. Leonardo Adornetto chiede: se dovessi dare un consiglio alla nuova generazione di sassofonisti classici che si approcciano ad un ambito professionale, quale sarebbe? Beh, di trovare ognuno la propria strada, di interpretare se stessi, perché ognuno di loro ha qualcosa di diverso dall'altro e ognuno deve comunque perseguire i propri obiettivi cercando di interpretare appunto quello che lui è. Alla fine è questo, insomma, che ci rende unici e belli, insomma, no? Che dobbiamo essere riconoscibili, come dicevo prima, poi ognuno verrà fuori anche dal punto di vista solistico, insomma, se avrà le caratteristiche o il talento, ma attingerà, insomma, dal suo background di vita e di esperienze musicali, insomma. Quindi, insomma, di proseguire con entusiasmo e di capire se le sue motivazioni sono così forti come quelle che avevo io, insomma, quando ho intrapreso, poi, diciamo, quando sono andato in Francia a studiare, perché ci vuole anche un coraggio, ci vuole pazienza, umiltà e tante altre cose. Certo, chiaro. Sì, però mentre io parlo, che voi fate tutte queste cose, mi distraete, capito? Adesso tutto è come si chiama? Io non posso concentrato su questo. Beccati, beccati se... Bruno Voglio stare. Sperber. Glielo diciamo perché Glielo stavamo... diciamo, dai, facciamoci due risate, Mario. Sai cosa stavamo cercando di capire? Come si pronuncia il cognome di questo fan? Non volevamo fare brutta figura, ma ormai l'abbiamo fatta, a prescindere. Allora stavamo cercando di capire, ma diciamo Sperger o Sperger? Ah. Bruno Sperger, meglio. Speriamo, Bruno, di averlo Ok, speriamo di averlo imbroccato. beccato. Che cosa ne Scusa. pensa, le dà del lei, dei conservatori italiani? Penso come pensano un po' tutti, nel senso che comunque ci sono, la differenza la fanno le persone, insomma, chi ci insegna, insomma, non, sai, il conservatorio di Milano, pur essendo titolato, o rispetto a un conservatorio di provincia, magari piccolino, non vuol dire che sia un conservatorio migliore per quell'insegnamento lì, cioè, come dire, bisogna sempre avere l'opportunità, se c'è questa, insomma, di scegliere, insomma, un insegnante che sia, voglio dire, importante per la tua crescita, ma non solo dal punto di vista musicale, ma anche umano, perché comunque insegnare è una responsabilità forte che può cambiare la vita delle persone, insomma. Quindi i conservatori italiani, insomma, adesso sono in un periodo di cambiamento in linea generale, quindi come ogni cambiamento, insomma, ci sono come dire, delle situazioni non ottimali dal punto di vista della gestione, insomma, delle cate, di tutto quanto, insomma, quindi bisogna forse un attimo pazientare, perché è ancora un contenitore che va un po' non vuoto, ma che va comunque ordinato, ecco. Certo. Ah, hai detto giusto, insomma. Non si può generalizzare. Mi chiedono poi di fare una domanda sull'Inter. Orco! Pensavamo di finirla presto, ma mi sa che qua va avanti un'altra ora Guarda, l'intervista. io penso di essere masochista, perché comunque l'ho vista vincere poche volte, però prima ho
detto che ho suonato veramente nei teatri, nei posti più importanti, però se devo citare una cosa che mi rende felice è quando il presidente Moratti, quando era ancora presidente dell'Inter, mi ha invitato a suonare a Palazzo Reale alla festa dei 100 anni dell'Inter. Wow. Quindi ho incontrato i miei miti. Tu pensa che quando io andavo a scuola, anche alle scuole medie, facevo i busti di Creta, di Sandro Mazzola, di questi qui, del Porco Malato. Ma pensa, incredibile. Trovati di fronte, ci ho parlato e insomma mi hanno anche invitato a giocare corso. Non so se ve lo ricordate, quello della Foglia Morta che giocava nell'Inter quando abbiamo vinto la Coppa Campione nel 64. Voi non ve lo ricordate, ovvero? Vabbè, comunque, dai. L'Inter, come dire, è una passione oltre alla ragione. Questa è un'altra, non ti bastano più le Nella braccia per gamba, nella gamba. l'Inter è una passione oltre la ragione. Dai, ancora una gamba per una frase ad effetto. Grande Mario. Basta qui. Per il momento non abbiamo ancora domande, però giovedì, quando abbiamo intervistato Hermes, è arrivata una domanda, poi proprio all'ultimo secondo, ed è stata una domanda che ha fatto aprire un quarto d'ora di risposta dopo. Quindi, ragazzi, è il momento Dicono giusto per... comunque. Musicista straordinario, Pino Iodice. Ah, Salutalo. ecco un'altra domanda interessante di Gaetano Rosselli. Nella preparazione di un brano da solista con accompagnamento di una formazione orchestrale, chi decide la velocità, le entrate e vari attacchi? Il direttore, il solista o entrambi durante le prove? Bella. Ovviamente, Adesso per le entrate penso che le entrate siano consolidate, uno dovrebbe sapere quante entrate, perlomeno. per le No, viole però no, per però. quello che... Oh! Com'è, scusa? Ha fatto la battuta classica. Cosa La battuta delle viole, dai, che le ha detto? Ah, entrate per loro. ok. Che tutto vale tranne che per le viole, questo discorso. Ok. No, vabbè. Ripeto, il rispetto, lo ripeto per l'ultima volta, della partitura e dell'autore sono prioritari. Dopodiché si può trovare un trait d'union con il contesto, nel senso che dipende anche che orchestra hai di fronte, dipende anche dal luogo a volte, perché certi tempi sono dettati anche dall'acustica, se è un'acustica più ampia, un'acustica più secca, no? Cioè, certi tempi vanno bene, no? Un po' più vivaci, magari in ambiti così, un po' più secchi come acustica, in acustiche un po' più abbondanti, per esempio certi adagi hanno una appeal migliore. Certo. Chiarissimo. Altri complimenti a Mario da leggere? Un Qualche grande fan? abbraccio Mario Guido Consoli. Ehi, salutalo Guido. Luca Bragalini, grande Mario. Luca Bragalini lo saluto chiaramente perché lui è uno, assieme a Sono Stefano rimasto. Zenni e Marcello Pira, uno dei più grandi esperti di musica afroamericana e mi ha anche aiutato nella stesura del libro, per quello che poi il mio libro, insomma, il sassofono della Zecchini, perché proprio lui era, secondo me, un po' lo zenith in quell'ambito lì, insomma. Mi ha fatto anche divertire tanto. Ci sono diversi aneddoti che adesso non racconto per rispetto nei suoi confronti, per decenza. Ok. Chiaro. Ah, c'è un intervento di Simone Moschitz, che peraltro lo annunciamo qua in grande con sorpresa in anteprima, sarà il nuovo docente di sax assieme a Gabriele e Serena, ha già registrato i suoi primi 15 video, che è stato lui proprio a dirmi, gli ho detto a Simone, ma tu studi con Mario al Conservatorio di Milano? Sì. Allora, perché non gli butti là l'idea di intervistarlo per Made in Orchestra? Ok, glielo chiedo. E quindi se siamo qui è grazie a lui proprio che si è mosso per Sì, no, primo. ma grazie a lui per questo sarà bocciato. Inutile che no, invece complimenti a Simone perché 2 giorni fa ha vinto il primo premio, no? A Treviso. Sì, Comunque questo è importante. va detto, un grande. E Ma tra lui è un l'altro grande. dice Forza Udinese. Ovviamente sì. Anche se è una maglia che non mi piace, però mi sta simpatica, dai. C'è un'altra domanda, sempre di Gaetano Rosselli. Cosa pensa della meritocrazia nei concorsi in Italia? Meritocrazia in che senso? Cioè, voglio dire, come lo svolgimento,
cioè, è come posso dire, è un qualcosa che si attiene al fatto che alcuni concorsi non sono fatti in maniera propria, che sono truccati o qual è l'idea di meritocrazia. Cioè, allora, se parliamo di concorsi, voglio dire, di un certo livello, a me sembra che in linea generale, insomma, ci sia un certo rispetto, una certa attenzione, una certa professionalità, insomma, nei vari concorsi a cui ho avuto anche modo di partecipare quale giurato, insomma. Poi, chiaro, non si può generalizzare, insomma. Io non mi sono mai trovato in un concorso, dico onestamente, in cui, voglio dire, c'erano comunque delle situazioni già preordinate. Cioè, sempre mi sono, devo dire, con assoluta onestà, che i concorsi ai quali ho partecipato in qualità di giurato, insomma, erano fatti con tutti i crismi. Poi, chiaro, si sbaglia, perché poi giudicare non è mai facile, no? Ci sono mille componenti che arrivano poi a determinare un certo risultato, insomma, ma insomma, si cerca di fare meno errori, in onestà, poi. Bella risposta. Abbiamo un'altra domanda da Salvatore Vespro. Grande maestro. Aia, maestro. Ha detto Aia, ha maestro, un altro detto maestro. maestro. Non ha seguito allora. Non ha seguito, non è stato attento. Con l'Italia Sax Quartet lavorate ancora? Allora, sai, abbiamo lavorato insieme per 30 anni, abbiamo condiviso veramente esperienze straordinariamente belle. Come ogni cosa, poi, voglio dire, no, può anche finire, come tutte le cose belle finiscono. E non lo so, ognuno di noi forse ha avuto l'esigenza di affrontare un percorso diverso, di mettersi alla prova, no? Se uno poi, no, anche io in questo momento, per esempio, sto affrontando delle situazioni che apparentemente mi sono lontane, perché insomma sto facendo progetti da Bach alla musica prog rock, a collaborazioni con un campione italiano di beatbox, insomma, per esempio questo progetto con Giuliana Socia Indian Project, con musicisti indiani. Quindi è un po' mettersi alla prova, no? A un certo punto c'è questa esigenza di mettersi alla prova e di vedere, insomma, chi realmente sei. Lo diceva Guide, questo premio Nobel per la letteratura, che dice che se uno non si mette alla prova non si conosce veramente. Io vorrei conoscermi veramente. Bella, bella. Quindi, riguardo al quartetto, insomma, ci siamo sciolti. Io ho un altro quartetto che, come sai, forse Gabriele lo sa, insomma, prevede Jerome Crystal, sax soprano, che sta a Londra, Antonio Felipe Berihar, che sta a Madrid, e João Pedro Silva, che sta a Lisbona. Facciamo le prove per telefono, come così, in più del Via telefono. Skype, insomma, dai. Una WhatsApp video direttamente. Che bello. Anna Paola De Biase. La conosci? Sì, la Oh, sì, conosco anch'io. anche tu. Hai ancora un sogno nel cassetto, Mario? Musicalmente parlando, che ti auguriamo di realizzare. Un grande abbraccio. Che bella domanda. Che brava, beh, Anna Paola, l'assoluto chiaramente, perché è una bella persona, ottima e grande anche musicista, insomma, ha fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni. Ma il mio sogno in linea generale è quello di realizzare un gol in rovesciata per l'Italia di calcio. Forse sono fuori time, però non lo so, anche perché non ci siamo qualificati. Musicalmente è quello di continuare a viaggiare in tutte le direzioni, e al di là dell'arrivo, perché poi alla fine il viaggio è forse più stimolante dell'arrivo, insomma. Chiaro. Che questo era tatuare sull'altra Anche gamba, è rimasto questa. Beh, basta, ho finito gli sulla altri. schiena, La dai, schiena, questo sulla si può fare schiena. qualcosa. Cavolo, quattro perle di Mario in una sola intervista. Ci piace? Bello. Altre domande No. interessanti? Vediamo. Ci sono 450. Grande Mario, forza Mario, il Thomas migliore. Lucci dice. Non le leggiamo Dopo. tutte perché sennò finiamo a Quanto mezzanotte. tempo abbiamo ancora? No, perché io ho un problema con lo yogurt che mi scade in frigo. Dai, l'ultimo messaggio. Gaetano Rosselli ringrazia per le risposte. Ok. No, grazie a lui di aver seguito la trasmissione.
Thomas Luti, mitico maestro. Tutti maestri qua, ok. Lui l'ha scritto apposta perché sa che Pito non è capace a far niente, il maestro. Thomas, salutalo. Ti sente e ti vede. Che bello. Beh, Mario, grazie mille per averci sopportato per questa lunga ora e mezza. È stato bellissimo e per me personalmente è volata. Non so per voi. Assolutamente tanto. Grazie a voi per questa opportunità, perché comunque se posso dare qualcosa agli altri, ripeto, al di là del fatto che comunque non c'è nessuna verità, perché comunque, come ripeto, è solo un po' la mia esperienza, ma insomma spero di aver detto qualcosa di interessante, intelligente no, però interessante. Va bene, grazie ancora. Allora, a presto, ci vedremo su un campo di calcetto. Serena, per fare la cheerleader. Assolutamente, assolutamente. Okay. Ciao, va bene. Mi alleno. Allora, ciao Tiziano, ciao. Ciao Mario. Grazie. È stato un vero piacere, grazie. Ciao Mario, grazie. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.